Rindo. Ehi, Tamarindo. Che c'è? Questa storia di collaborare con Canon. Oh, io, so che non ci hai ancora pensato per bene, però... Anche se Canon non fosse coinvolta, penso che dovremmo in ogni caso fare qualcosa, capisci? Fretti, io... E so che non siamo stati d'accordo su molte cose questa settimana, e io tipo... sono una frana con questo genere di conversazioni. Sai, all'inizio pensavo che le cose si sarebbero risolte da sole, che potessimo adattarci alla situazione, ma bello, non voglio proprio essere cancellato. Lo so, Fret, neanche io. Quindi ci ho pensato a lungo, come hai detto tu, e credo che dovremmo... Fare squadra con Canon. Sì, hai ragione. Oh, ci ho pensato anch'io e credo che sia l'opzione migliore per noi. È stata una tua decisione? Cioè, sì. Nel senso che ho voluto seguire il consiglio di Swallow. Beh, fantastico allora. Sai, è strano, ti lamenti sempre di tutto. Davvero. Ma quando arriva il momento di prendere una decisione e fare qualcosa non hai niente da dire. Quindi questo è un passo avanti. Mi spiace. È solo che non riesco a tuffarmi nell'azione come te. Mi serve più tempo. E mi dispiace di non aver preso una decisione più in fretta. Vai tranquillo, amico. Non posso chiederti di cambiare. E poi almeno hai preso la decisione giusta. Lo spero. Perfetto, contattiamo Canon. Sembra che finalmente abbiano preso una decisione. A te sta bene, Nagi. Sebbene le mie paure non siano del tutto placate, mi rimetterò alla decisione del nobile Rindo. Se non altro sono felice che non vi siano più tensioni nell'aria. E così una squadra dovrebbe essere amichevole e serena. O almeno credo. Anche io, yo. È bello sapere che siamo d'accordo. Cacchio, questo mi ricorda vecchi tempi. Sarebbe bello se facessero vedere dei flashback. Cioè, non siamo morti come vecchi tempi. Ma siamo tagliati fuori dal PR come lo eravamo allora. Questa vita è limitante. Siamo solo uccelli in gabbia, chiusi dentro le sbarre e sorvegliati con attenzione. Perlomeno non dovete portare in giro quelle spille del giocatore. Pensavo di aver capito che invece dobbiamo. Davvero, perché io non ne ho una. Magari l'avete già, giravano per il PR di recente. Questa. Oh, quell'affare. Sì, ne ho una qui. È un genio. Un momento. Il giorno in cui i miei psico sono tornati è lo stesso giorno in cui ho ricevuto questa spilla da un'amica a scuola. Un segno di affetto, forse? Ne dubito, perché lo chiedi? Nient'altro che pura curiosità. Tuttavia la vostra storia mi ricorda di una mia esperienza simile. Avevo intrapreso un'ispezione di uno spazio per un evento all'estra imminente ed entrai in possesso di questa misteriosa spilla per pura coincidenza. È stato solo dopo aver trovato la spilla che ho iniziato a poter entrare nella mente delle persone. Oh, di cosa state parlando? Un argomento piccante? Queste spille, vi ricordate quando le avete trovate? Settimana scorsa mi sembra. Sì, lo stesso giorno in cui abbiamo iniziato il gioco dei demoni. Proprio come pensavo, ancora non ho capito tutto, ma ci stiamo avvicinando. Aspetta, quindi hai capito o no? Credo che voglia dire che siamo stati trasportati nel PS perché abbiamo trovato queste spille nel PR. In effetti Kabu aveva detto che servivano per facilitargli le cose. In tal caso le spille non servono per identificarci, ma funzionano come un invito? Minamimoto non aveva neanche detto che la tua spilla ti aveva fatto tornare indietro nel tempo. Sì. Quindi se le spille sono l'unico motivo per cui possiamo usare i psico... Cosa succede se decido di distruggere la mia? Wow, vacci piano amico, fidati che non è il caso di farlo. Potresti finire per cancellarti da solo. Questa ipotesi è certamente valida, considerando che non esistiamo più nel PR. È una mia impressione. O la mia sembra ancora più diversa da prima. Perché allora non gliel'hai detto palesemente? Ehi, la mia è diversa. Cioè, scusami. È palese che lo è, Rindo. Prima di avanzare nella missione di oggi, voglio fare contento Beat e dargli il suo amatissimo ramen. Anzi, il suo curry a questo giro. Altro combattimento mega lungo che non finiva più. Però speriamo che arriviamo al livello massimo. Controlliamo. Aspetta. Mutare questa spilla. Vai! Lancia freestyle. Spero che comunque sia rimasta di ghiaccio. È l'unica cosa che mi importa. La canzone dell'amicizia si trasforma in il gessista lanoso. Oh, non mi lamento. Non mi posso lamentare. È mutata però quella spilla, non si è evoluta. Ok, è rimasta di ghiaccio e fa 1015 di danno, il che non è male. Però si riattiva dopo 10 secondi, è aumentata di 2 secondi, vero? Sì, è aumentata di 2 secondi. Quindi fammi capire, le evoluzioni con il punto di domanda sono ipotetiche evoluzioni, quindi è a caso? O c'è un preciso modus per farle evolvere? Bella domanda. In ogni caso questa... non ne vale la pena.
Però potrebbe evolversi un'altra volta. Pancia vuota, andate tutti a mangiare il curry. Beccatevi tutti la triade, che vi faccio contenti, anche se occupa un sacco di spazio nello stomaco. Dannazione a voi. Tutto questo solo per lore, solo per far aumentare a lui tutte le statistiche. Mi chiedo più che altro se ci sia una catena, un oggetto, qualsiasi cosa che ti permette di mangiare effettivamente di più, che non ti dia 800 calorie a piatto, ma se tu hai questa catena te la riduce della metà, per dire, non lo so. Tu cosa vuoi per farmi passare? Oh, vincete una battaglia da 4 riduzioni. Oh cazzo, l'ho appena fatta, dovevo parlare prima con lui. Vabbè, non ho neanche letto perché ero... Ah, beh, me l'ha già contata, perfetto, grazie. Sono andato avanti perché ero già nella mente del... Oddio, spero di non doverlo fare. Va bene, vediamo che cosa vuole lui invece. Ecco fatto. Metti che c'è una boss fight, almeno la facciamo come si deve. A proposito di boss fight, ci ho appena ragionato. Dovrei tornare tipo alla prima settimana dove abbiamo sconfitto il gorilla, rifare Tsugumi e rifare il camaleonte a vari livelli di difficoltà per vedere se otteniamo effettivamente qualcosa. Ok, siamo arrivati, e ora? Non vi aspettavo così presto. Il vostro leader deve venire con me se non vi spiace. Parla di te, Tamarindo. Solo io. Solo tu. Solo Soletto. E cosa devo fare? Entrare e basta? Esatto, riceverai una missione una volta lì. Dai, facciamo in fretta. State attento, nobile Rindo. Speriamo bene. Speriamo che non devo combattere da solo. Buona fortuna. Perché se devo combattere da solo, potrebbe diventare difficile. Quindi? È tutto buio, esatto. Ehi là? Non vedo un palmo dal naso. Ma che cavolo sta succedendo? Accidenti, è chiusa. Non ci credo, sono intrappolato qui. Era uno scherzone? Wow! Usa il telefono per farti luce. È la missione. Per conquistare la libertà, guida gli esclusi a 4 chiavi e decifra. Esclusi, cioè frette gli altri. Fallisci e resterai in prigione fino alla fine dell'ultimo giorno. Cacchio, che facciamo? Siamo noi gli esclusi. Oh cielo, speravo che la premonizione fosse meno precisa. Dobbiamo liberare Rindo, non ci arriviamo alla fine della settimana senza di lui. Cavolo, dove sono ste chiavi? Mi chiama al telefono? Ah, è Rindo, sta bene. Se noi siamo gli esclusi da guidare, presumo che sia il nobile Rindo a doverci dare indicazioni. Vediamo che cosa dice. Mi è appena arrivata la missione, mi sa che gli indizi li mandano a me, Tower Records, incrocio pedonale, sottopassaggio dell'autostrada Tipsy Top Soul. Lì dovrebbero esserci 4 lettere nascoste. Con quelle ci devo risolvere una specie di enigma, ma prima dovete trovarle, ovvio. Ottimo, ora sappiamo dove andare. Ok. Bene, raga, dove cominciamo? Tower Records è la prima della lista. Credo che un posto valga l'altro. Allora muoviamoci. Ma devo guidarli io veramente o va da solo? A quanto pare non è ancora il momento di fare squadra con Canon. A proposito di lei. Ehi, Canon è lì? No, forse è rinchiusa da un'altra parte. Tanto le nostre missioni saranno simili. Forse però possiamo aiutarci a vicenda. Ora sento. Sì, sì, sì. Vabbè, come vuoi, Fred. Ecco Tower Records. Allora, cosa dobbiamo fare? Rindo ti ha scritto. Aspetta che guardo. A Tower Records. La chiave è segnata. Dove l'oggetto è 10 numeri. Non so che vuol dire. L'oggetto ha 10 numeri. Qualcosa con 10 numeri. Credo sia il tizio che ha sempre il telefono. Salve. Esatto. Wow. Illustre Kaie? Se siete smarriti forse posso aiutarvi. Oggi non vi farò pagare per le mie predizioni. Davvero? E perché? L'emissione di oggi è colma di incertezze. Voglio soltanto rendervi le cose più agevoli. Faccina felice. Guidarvi in assenza del vostro leader, ecco. E farò lo stesso con tutti gli altri giocatori oggi. E se per caso restate soddisfatti del mio servizio e in futuro vi servisse ancora bisogno, aveste ancora bisogno, sarò più che lieto di aiutarvi per la solita tariffa. Che non abbiamo mai usato. Una tattica di vendita da manuale. Chiamatevi se vi serve aiuto. Buona fortuna. What?
È un tipo strano per essere un demone. Bah, quelli sono tutti strani. Almeno sappiamo a chi chiedere se ci serve aiuto. Bene, cominciamo. Dobbiamo cercare qualcuno con 10 numeri. Qualcosa. E deve essere qui nei paraggi. Ah, così? Questo. Eccolo, l'oggetto è questo. La cabina telefonica, il tastierino a 10 numeri. E dietro? Ah? Qui c'è qualcosa, guardate. Ok, è una... La lettera, presumo che sia la prima chiave. Curioso, prima non era così in vista. C'è qualcosa di sospetto in tutto questo. Come siamo messi a tempo? Bene, ma è meglio se corriamo al prossimo posto. Oh, Erindo, forse ci sono novità. Ho parlato con Cannon, la nostra missione è quasi uguale. Bene, possiamo aiutarci a vicenda. Solo con gli indizi diversi. Oh, ha senso. Abbiamo deciso di pensare ognuno per sé. Poi, se ci si avanza del tempo, vedremo di darci una mano. Ah, ci sta a fare così in effetti. Dove andate adesso? Gente, ora dove si va? All'incrocio? Ok. Nulla da obiettare. All'incrocio, capito. Bene amici, andiamo. Ok, beh, è Trovavaldo in pratica. Quale sarà l'indizio? Alt, siamo giunti all'incrocio pedonale. Sento Rindo su cosa dobbiamo fare. Siamo all'incrocio. La chiave brilla sulle spalle dell'araldo della liberazione. C'è anche una foto. Ok. Forse dovete cercare lei? Ah, che scatole. Dobbiamo trovare qualche tipo. In mezzo a questa orde di pedoni. Mi sa, aguzzate la vista perché qua c'è gente a perderci la giornata. Ma è facile, eccola. Cioè è proprio... È in mezzo a mille persone. È lei che cerchiamo? Non penso proprio. Sì, nemmeno io. Ok, mi hanno fregato. Sì, lo so, sto facendo del mio meglio, va bene. Datemi un'altra possibilità. Posso vedere la foto? Perché se ce ne sono altre, ce n'è un'altra qui. Questa è l'unica col cappellino rosso. Eccola lì, è lei. Pigliamola. Un termine molto rozzo, tuttavia acciuffiamola. Sì, è lei, è per forza lei, giusto? No? No, è lei, mi ci gioco lo skate. E vai, ok, dov'è la lettera? Scintilla sulla sua schiena, non ricordate? Razza di... Occhio, rumore in arrivo. Già, e sono sbucati al nulla. Scommetto che c'è sotto un demone. Decisamente, figurarsi se ci donavano così un indizio. Facciamoli secchi. Ok, un combattimento senza Rindo non me l'aspettavo. Devo dire che non cambia nulla, però non me l'aspettavo comunque. E a questo giro siamo in difficile. Ma più che altro... Allora, mi va di culo che abbiamo la spilla del ghiaccio contro tutti questi che sono effettivamente deboli al suddetto elemento e ci va effettivamente di culo. Beccati questo, così ve lo beccate tutti. Perfetto. Benissimo. C'è andata di culo che avevamo quella di ghiaccio. C'è andata di culo. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo solo... Dov'è andata? Era qui un secondo fa. Di là. Di là dove? Ma che ci frega, non importa. Ma non ha una lettera sulla schiena. Forse era... Boh, vabbè. Persa Chico. No, facciamola scappare. Dove diavolo è finita? Non ditemi che doveva prendere un treno. Tranquillizzati, io proviamo a cercarla. Ma in fretta, il tempo scorre inesorabile. È qua. Trovata, è lì al 100%, esatto. E non vedo rumori nelle vicinanze. Presto, è la nostra occasione. Finalmente, ora dov'è quella stupida chiave? Scintilla sulla sua schiena, ci è stato detto. Forse intendono la borsa che porta sulle spalle? Mi aspettavo un portachiavi io, niente di eccezionale. Sopra c'è una E. E scintilla parecchio, per me è la nostra lettera. Concordo, tuttavia spero che i prossimi indizi richiedano meno tempo. Hai ragione, è proprio da infami farci cercare una tizia specifica in un posto come questo. Ok, ora dove si va? Beh, visto che stiamo andando in ordine, ora tocca al sottopassaggio dell'autostrada. Allora andiamo! Meno male che vanno da soli. Eccoci arrivati, adesso! Adesso sentiamo che ci dice il nostro super leader. Siamo al sottopassaggio. Ok.
Distruggete 5 verità dove l'immagine diventa realtà. C'è anche un'altra foto comunque. Ah, ok, c'è il simbolino, ma non vuol dire un culo quello che c'è scritto. Beh, non ci ho capito un H. Spilletta? Oh, preferirei che non mi guardaste in quel modo. La scena raffigura in questa foto corrisponde alla nostra visuale attuale. Distinguete 5 verità, l'immagine diventa realtà. Ah, trova le differenze. Ma perché hanno messo sti mini giochi? Ma davvero? Sì? Forse cosa? Forse è un trova le differenze. Sempre c'è un corno. Già, non è proprio il mio forte. Voi due vi arrendete troppo facilmente. Unendo le nostre menti ci impiegheremo un batter d'occhio. Va bene, vediamo qual è le differenze. Aspetta, ho ricevuto un qualcosa. È la medesima immagine che abbiamo ricevuto dal nobile Rindo, ma con 5 posti segnati. Che sia un indizio? Potrei scommetterci. Cavolo, ma che succede oggi? Pensate che un demone ci stia aiutando? Sembra proprio così. Oppure un giocatore ha proposto loro una sorta di incoraggiamento economico? Beh, chiunque sia, dobbiamo ringraziare questa persona per le risposte che... Ehi, perché guardi le risposte? Io? Così finiamo prima. È brutto barare, amico. Le useremo solo se necessario. Concordo pienamente. Allora, diamo inizio alla ricerca. Oh, se non te la senti... Allora, ma su questa, ok. Quindi qui... Yo, mi sa che ho trovato una differenza. Come? Dove? Guarda i graffiti per strada. Oh, wow, non l'avevo notato. Grande, amico. Una sciocchezza. Potete contare sul vostro amico Bit. Percepisco un certo compiacimento. Beh, proseguiamo. Ok, prossima differenza. Il semaforo. Non notate qualcosa? Che cosa dovrei notare, scusa? Non ne ho idea. Qui non vedete i semafori? Non ce n'è uno in più di quanti dovrebbero essercene. Ah, ora che me lo dici in effetti sembra differente. Non sembra differente, è differente. Hai detto qualcosa? No, assolutamente. Torniamo a noi. Ok, che sia la strada questa qui, perché ci sono più strisce, mi sembra. Esatto. Ah, guardate, qui, ecco una differenza. Siamo infinitamente orgogliosi di voi. Yuhu! Allora avete anche voi un po' di sale in zucca. Impressionante, vero? Non fare finta di non essere colpita. Colpita quanto lo si può essere per uno zettogrammo. Zetto... cosa voleva dire? Lasciate perdere, certe cose è opportuno dimenticarle. Andiamo, abbiamo ancora finito. Non abbiamo ancora finito. La striscia qui è più avanti. Perfetto. Qui, guardate bene. Che cavolo dovrei vedere? La linea del resto sulla strada. Non notate niente? Forse, boh. Credevo che fosse più ovvio. Non importa, siamo a un passo più vicino all'obiettivo. Ok, me ne manca una quindi. Deve essere in questa zona. Ecco perché pensavo alle finestre. Infatti, ne mancano un paio. Manca una fila. Ah, eccone un'altra. Dove? Non vedo nulla. Guardate, imbecilli. Guardate le finestre. Oh, hai ragione. Tu dici? Certo che ho ragione. E così sono 5 differenze. Cioè, tutte. Bravi noi. Bravo io. Oh, un messaggio. Le 5 verità sono state svelate. E poi c'è la lettera R. E ancora mi sfugge come dovremmo utilizzare queste lettere. Già, e non abbiamo neanche molto tempo per pensarci. Però, ehi, ce ne manca solo una. E ci resta solo un posto da andare. Tipsy Top Soul, arriviamo. Può essere che è una L, l'ultima. Perché ci hanno dato la A, la E, la R, Real. 4 lettere. Eccoci, Tipsy Top Soul. Che dobbiamo fare qui? Ora sento. Siamo a Tipsy Top Soul. Ok. Tutti e tre? Ovvio. Certo. Da est a ovest, da sud ovest a nord. Da nord ovest a sud est. Allineati a 3 obiettivi, uno svererà la guida. Trovate la guida e trovate la chiave. Eh? Credo che parli degli obiettivi della fotocamera. Per me dovete tipo guardare i 3 posti diversi puntando le fotocamere. Oh, ecco perché voleva sapere se c'eravamo tutti. Quindi ciascuno deve coprire uno dei punti cardinali elencati. Est, sud-ovest, nord-ovest. Sì, e poi vedere se notiamo qualcosa dalle nostre fotocamere. Ma come facciamo a confrontarci poi? Giusta osservazione. Se ci fosse una maniera per osservare i dispositivi di tutti... Facendo una foto? Oh, scusatemi tanto. Un'altra apparizione improvvisa. Stavo dimenticando di fornirvi gli strumenti del caso. Ho rischiato una bella strigliata. Lasciate che aggiorni le vostre applicazioni sulle SDE e sulle SRD. Ci vorrà solo un secondo. Ah, ha aggiornato la fotocamera come aveva fatto Anekoma in pratica. Ehi, Ehi, si è aggiornato.
Ora potete condividere tra voi gli schermi mentre usate le fotocamere. Molto utile per risolvere questo enigma, no? È utile, sì, grazie amico. Ok, parliamone. Perché ci aiutano tutti oggi? Diciamo che qualcuno si sta impegnando per farvi vincere. E chi sarebbe mai? Può essere Ozuki? Qualcuno che ha a cuore i vostri interessi. Come me, faccina a forma di gatto. Beh, buona fortuna. Muoviamoci, yo! Io vado a sud-ovest. E però sta andando a nord-est. Fa niente, io vado a nord-est. E allora io vado a est, che è da questa parte? Oh no. Mi sembra un buon punto dove fermarsi. Ci siamo tutti? Ho ultimato i preparativi. Sì, sono qui. Scattiamo. Allineati ai tre obiettivi, uno svelerà la guida. Dobbiamo trovare qualcosa che compare solo in una fotocamera. Che due, pensavo che avessi finito con la roba delle differenze. Forse sono io, ma mi sa che sbaglio e non è la L. Ma io non vedo nulla, a parte questa persona che è ferma qui. E vista così a me sembra sciocca. Oddio, mi sa che ci siamo, è la nostra guida. E adesso dobbiamo tipo avvicinarci. Ehi raga, mi sa che l'ho trovata. Sì, è sciocca secondo me. Ehi, dove è andata? Forse guardando attraverso la fotocamera avrete una risposta. Ma come funziona secondo voi? Un po' come la realtà aumentata. Ma chi sei di come funziona? Fallo e basta, io. Va bene, va bene. Non vedo niente lo stesso. Siamo sicuri che ci sia qualcuno? Forse dovreste guardare da est. Oh, giusto, tipo qui? Wow. Vedi qualcosa? Sì, ed è super inquietante. Sembra tipo un fantasma. Ehi, bello, non farmi venire i brividi. Molto interessante. Il nostro amico fantasma ci ha lasciato un messaggio da Dio. Guarda un po'. È una lettera. È una P. Ok, probabilmente abbiamo o un anagramma o una frase da completare. Una P, perfettamente presentabile. Diciamolo subito a Rindo. Ci penso io. E sono 4. Si torna a East, quindi? Lasciare qui questo spettro mi dà una strana sensazione. Deve essere terribile restare nello stesso posto per l'eternità. Sì, con la gente che passa e nemmeno sa che ci sei. Quello che si è inventato sto enigma ha dei grossissimi problemi. A me sembrava sciocca, però. Sono tutte le lettere. Ci è voluto parecchio, non ci resta molto tempo. E c'è ancora un ultimo enigma da risolvere. Ci sono 6 spazi vuoti. Credo vadano riempiti con le lettere. E l'indizio è: risali il fiume Oden partendo da quello di Shibuya. Poi riscendi lungo quello Udagawa e di Shibuya. Fiume. Che cavolo c'entrano i fiumi? Il fiume di Shibuya passa sotto la stazione di Shibuya. E il fiume Oden pare che passi sotto Tower Records. E il fiume Udagawa è ovviamente a Udagawa e scorre sotto Tipsy Top Soul. E poi rifluisce nel fiume di Shibuya. Abbiamo la E dell'incrocio pedonale, la R del sottopassaggio, la A di Tower Records e la P di Tipsy Top Soul. Mi sa che ho capito. Per me bisogna seguire i fiumi in ordine, inserire le lettere quando passi dai posti dove le hai trovate. Allora, A, P, E, R, quindi dobbiamo risalire. Re, Up, Reaper. Facile. Reaper vuol dire demone in inglese. È successo qualcosa? Sì, ha funzionato. E ora c'è un bersaglio da cancellare. Per prima cosa devo uscire. La porta è aperta. Yo, Tamarindo! Sono felice che siate sano e salvo. E io di essere uscito da lì, grazie ragazzi. Tuttavia non è merito solo delle nostre forze. Vuol dire che qualcuno vi ha aiutato? Così parrebbe, persino i demoni hanno mostrato favoritismo. La chiacchierata teniamola per dopo, yo, non è ancora finita. Ma come, non abbiamo completato la missione? Non ancora, adesso dobbiamo raggiungere l'incrocio. Dovrebbe esserci un bersaglio lì, una volta cancellato, allora sì che avremo finito. La vittoria ormai è assicurata. Aspetta, è Canon! Credo che abbiano finito anche loro. Wow! Io sono appena uscito, posso darti una mano? È riuscita a scamparla? Oh, grazie al cielo! No, grazie, sono uscito un minuto fa. Sono contenta, anche i Rimbreakers e PewArt hanno fatto. Adesso manca solo il bersaglio, che vinca la squadra migliore. Buona fortuna a tutti e due. Tutti pronti? Allora andiamo all'incrocio. Gracchiatore maledetto attira i nemici con un buco nero che danneggia tutti i nemici colpiti. Si scontri tra i nemici causano loro danni pesanti. È un buco nero. Può essere interessante. Forse inutile contro i nemici grossi, ma ehi. E questa? Chi trova la libertà. Interessante. Una catena con quadrato smash non l'avevo ancora trovata. Carina. Eccola qui. Ovviamente era una super spilla. E ovviamente è elemento oscurità. Si evolve. Perfetto.
Ci penseremo a questa. Anzi, ti dirò di più, cambierò proprio la spilla di beat io. Boh, proviamo con questa e vediamo come va. Ora che Rindo è libero, possiamo ritornare al 104. Yo, è quello schifoso. Vuoi dire Kobo? Sì, di sicuro non speravo di incontrarlo, ma visto che è qui, voglio fargli una domanda. Ehi, yo, nonno! Ma guarda un po', i Witch e Twisters. Si sta di nuovo spiando. Deve essere figo avere un lavoro così facile. Deve essere ancora più figo fare il gradasso con qualcuno che non può reagire. Ti basti sapere che se solo potessi farlo, non resisteresti un secondo. Risparmatelo, nonno. Voglio chiederti solo una cosa. Tu sei un demone di Shinjuku, vero? Può darsi. Cosa te ne importa? C'è qualche problema? Quella spilla, cosa diavolo è? Sembra una spilla del giocatore. Può darsi, ma non mi fido. Cosa ci guadagni prendendo gente ancora via per giocare allo stupido gioco? Eh? Bella domanda. Sembra che voi abbiate scoperto il suo inganno. Avrei dovuto immaginare che un ex giocatore come te avrebbe notato qualcosa. Ma purtroppo, non sono pagato per sapere tutti nei dettagli. E ti aspetti che ti crediamo? Vacci piano, ragazzino, non puoi prendertela con me. Quindi i superiori non ti hanno detto niente, eh? No, ma ho i miei sospetti. Perché non li condividi con noi, allora? Vedi, una testa calda come Shiba si annoia se tutti i giocatori sono degli scarsoni. Ma ai Runebreakers? Ma una squadra forte non rende il gioco interessante. Per non parlare del fatto che non abbiamo ancora visto il loro leader in azione. O sta mentendo, o effettivamente è anche lui ignaro della cosa. Però un po' mi puzza. Lui è il tipico braccio destro del boss che tutto dovrebbe sapere. Quindi invece di stare qui ad aspettare dei giocatori forti, perché non disseminare spille speciali per tutto il PR ed evitare l'attesa? Sì. In altre parole, la vostra lezione sulla massimizzazione della produttività era una finzione. Chiedo venia. Ma allora, cosa rende queste spille così speciali? Beh, in parole povere, prendono i poteri psichici che possedete e li usano per trasferire le vostre esistenze da un piano all'altro. Voi avete capito? In altre parole, mando le persone con i poteri dal PR al PS. Ok, questa è una cosa sensata. Quindi di base tutti loro hanno dei poteri. Chiunque è stato trasportato qui da vivo ha dei poteri che si sono attivati solo nel momento in cui ti trovi nel PS. È interessante. Ed eccomi qui. Quindi stai dicendo che siamo forti, eh? In confronto a degli sfigati senza talento, forse. Vedremo se siete davvero forti, se riuscirete a lasciare il segno in questo gioco. Ma siamo stati cancellati completamente dal PR. Anche se vincessimo il gioco, c'è modo di tornare indietro. Sicuramente Shiba potrà darvi una mano. Non è un demone come gli altri, dopo tutto. E cioè? Anche se ve lo dicessi non potreste capire. Come se avessimo capito qualcosa di tutto il resto. Io vi consiglio di non impicciarvi negli affari che non vi riguardano e di lasciar lavorare il Game Master. Dovete preoccuparvi solo di ottenere dei risultati. E con questo me ne vado. Ottimo, non abbiamo capito niente. Come al solito, pochi consigli a parte continuate a fare il gioco. Se solo non fosse manipolato a nostro svantaggio. Shiba deve essere un vero sadico se gli piace vederci soffrire così. Non mi sorprenderebbe, i demoni sono davvero tutti fuori di testa. Sembra che stia davvero cercando una squadra più forte dei Runebreakers. Sì. Di sicuro si sarà ormai stufato del loro predominio. Altrimenti non vedo perché avrebbe messo in atto misure così disperate per trovare nuove reclute. Credi che voglia davvero che i Runebreakers perdano? Di certo non sembra che voglia vederli vincere. Forse allora vuole vedere i possessori di psicopotenti subire la vergogna della sconfitta. Accidenti, che razza di sadico. È quello che ho appena detto. Quindi suppongo che la discussione sia tornata al punto di partenza. Però ha ragione, quei demoni sono davvero fuori di testa. Aspetta, ci stiamo ripetendo di nuovo. Avanti, pensiamo alla missione adesso. Cerchiamo di arrivare pronti e carichi all'ultimo giorno. L'ultimo giorno, Chissà cosa ci aspetta. Non mi sorprenderei se anche questo giro venissimo fregati, nonostante sconfiggeremo i Runebreakers, perché diciamolo, secondo me questo è il giorno in cui li sconfiggiamo. O meglio, sarà il giorno in cui li sconfiggeremo. Dovremmo esserci. Percepisco qualcosa. È un dinosauro. Scommetto che è il bersaglio. Fatti sotto che ti sfasciamo. Quei punti saranno tutti nostri. Giochiamo in difficile, sì, perfetto. E siamo al livello 56. Sì, ho livellato tra una cosa e l'altra. E mi so... bellino lui. Mi ricorda molto il Dream Eater di Kingdom Hearts Dream Drop Distance.
Keep it up, Fred! Will do! Beat buddy! It's over! Perfect timing! Indeed! You're done, you... Ok, là, ma... Madonna mia, ma quanto male gli abbiamo fatto! Keep it up, Fred! Will do! Beat buddy! Yes, got it! Non so se sono io che tra una cosa e l'altra sono diventato troppo potente o è stato veramente facile. Effettivamente questa giornata ce l'avevano semplificata, quindi non mi sorprenderebbe che anche lui fosse più scarso del normale. Vediamo. Niente di utile. Speravo almeno in una spilla. Speravo. Ha! And stay down. Ma in realtà è stato facilissimo. Yeah. Plus we kept ahead of the other teams in the mission. Albeit with outside assistance. Lady Kanan's doing, I presume. Forse oh. No. So you finally decided to do whatever it takes? Forse è stata lei. Maybe you're more wicked than I thought. Duh. You again. Oh, don't look too happy to see me. So, spill the tea. What did I miss? Why should we tell you? Eesh, I was just asking. Just another day at the old grind, really. Doing what we can to make it home. Esatto. Really? And you think buddying up with the Shibuya crew will help? You seem quite concerned by our connection with them. Hey, I'm just looking out for you guys. Wouldn't want them giving you any big ideas. What? So you can brainwash us instead? You know, the last game already left a bad taste in my mouth. Vero, però è stata in parte colpa tua, quindi. Sick, yo. Oh, you're making me blush. Un messaggio. Here we go. Però i Windbreaker sono ancora in testa. But the top spot belongs to the Ruinbringers. Ovviamente. Same shit, different day. Here's hoping for something new tomorrow. For once, I concur. This game really gets you down though. No matter how hard you try, it's never enough. Right? Might as well just give up. Aren't you supposed certo. To tell us to keep playing? Maybe. But you don't stand a chance at getting home either way. But I have so much to live for! So many games to play! E sono d'accordo. Oh, cry me a river. Can you tell us what Shiba wants with us already? Is he just waiting to erase everyone but the Ruinbringers? Beats me. Figures. That kind of info's probably above your pay grade. That was rather vicious. Think he got that one from Kubo. Ooh, the fangs are finally coming out! No, no, tira fuori altro, mi sa. Are you? It's about time you sink your teeth into this game. You either play hard or you go home. Oops, forgot that last one's off the table. Esatto. Later, losers. Didn't really inspire much confidence, did she? Still think we can pull this thing off? Certo che ce la faremo. Hey, did you ever get a hold of your friend Swallow? Yeah, I did. We talked. Took you long enough. So what'd they say? Are they here playing the game with us? Sì, in un'altra squadra. No clue who they are though. Except that they're not one of us. I mean, ma va. I could have told you that. The thing is, if we do escape this week, we're gone. Which means Swallow's on their own next week, and you're worried they might not make it. They've always been there for me. So I really want to be there for them too, you know? I mean, why not just send them a good luck text or something? I know it sucks, but what else can you do? Anyway, aiutarlo? We'll figure it out tomorrow. Yeah. Tanto sicuramente Swallow è più incasinato di quanto non sembri come personaggio, secondo me. Oltre a essere parte di un'altra squadra, nasconderà sicuramente qualcosa che... You. Shoka, tesoro. Cosa c'è, Yano? Dimmi, cosa hai fatto oggi? E questo cosa significa? Ero solo preoccupata che potessi aver fatto qualcosa di pericoloso. Beh, no. Puoi guardarmi negli occhi e ripeterlo? Ah, una volta non ti è bastato? Però ho ricevuto notizie interessanti. Cioè? Oh, solo che presto il gioco potrebbe farsi molto interessante. Devo ancora controllare un paio di cose però, ti terrò aggiornata. Capisco. Beh, non fare niente che non farei io. Certo che no. Ti preoccupi troppo, ci vediamo. Che sorpresa spiacevole.
Chi è? Vieni di nuovo a ingraziarti con le tue informazioni? E chi è che è arrivato a dare informazioni?